Bene, ricominciamo con questo spazio dedicato alla fede. Siamo con Fra Vincenzo, dei Frati Minori Rinnovati. Bene, Fra Vincenzo, finalmente noi siamo contenti di ricominciare questa serie, ecco, di spazi dedicati alla fede. Il tema di oggi. Il tema di oggi è la fede e nella perseveranza della potenza della parola di Dio, non solo ai primi tempi con gli apostoli, ma fino ai giorni d'oggi e per sempre. E per questo incominciamo da quello che fecero, è documentato agli Atti degli Apostoli, quando l'angelo liberò gli apostoli. Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 5, la folla della città vicina a Gerusalemme accorreva portando malati e persone tormentate da spiriti immondi e tutti venivano guariti. Si alzò allora il sommo sacerdote e quelli della sua parte, cioè la setta dei Sadducei, pieni di livori, e fatta trestare gli apostoli li fecero gettare nella prigione pubblica. Ma durante la notte un angelo del Signore aprì le porte della prigione, li condusse fuori e disse: «Andate, mettetevi a predicare al popolo nel tempio tutte queste parole di vita». Udito questo, entrarono nel tempio sul far del giorno e si misero a insegnare. Quando arrivò il sommo sacerdote con quelli della sua parte, convocarono il Sinedrio e tutti gli anziani dei figli di Israele. Mandarono quindi a prelevare gli apostoli nella prigione. Ma gli incaricati, giunti sul posto, non li trovarono nella prigione, tornarono a riferire: «Abbiamo trovato il carcere scrupolosamente sbarrato e le guardie al loro posto davanti alla porta, ma dopo aver aperto non abbiamo trovato dentro nessuno». Udite queste parole, il capitano del tempio e i sommi sacerdoti si domandavano perplessi che cosa mai significasse tutto questo. Quando arrivò un tale ad annunziare: «Ecco, gli uomini che avete messo in prigione si trova nel tempio a insegnare al popolo». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ecco, quindi Fra Vincenzo ci hai letto gli Atti degli Apostoli, il versetto, ricordaci il versetto. Capitolo 5, versetto 16. Versetto 16. Perché? Ecco. Per meditare sugli avvenimenti che io, che ho 82 anni, ho vissuto a Roma e in giro per il mondo. Che cosa è avvenuto? Quando io sono arrivato a Roma nel 40, parlava Benito Mussolini, il Duce, e riempiva Piazza Venezia di italiani. Finita la guerra, grazie a Dio, parlava a Piazza San Giovanni Laterano Palmiro Togliatti e riempiva anche lui la piazza di italiani. E così tutti gli oratori che parlavano a Roma di volta in volta riempivano ognuno la loro piazza, ma non di più, e poi la piazza di italiani. Quando invece, e loro erano vivi, quando invece è stata la beatificazione di Giovanni Paolo II, da morto, ha riempito mezzo quartiere di Roma, cosa che non è mai successa a Roma, mai in senso assoluto. Perché? Ma perché l'umanità cerca i santi, come dagli Atti alle Apostoli abbiamo visto come Dio protegge i suoi apostoli, così oggi li protegge, benché sono martirizzati, uccisi in varie parti del mondo. La parola di Dio è sempre efficace, quella degli uomini no, assolutamente. Vi ringrazio dell'ascolto. Ecco, grazie Fra Vincenzo, a me piace veramente questa foto, questa fotografia, infatti in sovrimpressione, ecco, stiamo vedendo, quindi gli uomini riempivano le piazze, continuano a riempire le piazze, ecco, invece per Giovanni Paolo II, Morto. ecco, ci sta dicendo, vedete qua tutti questi quartieri, cioè un quartiere, tutte queste strade. Quindi ecco, l'uomo, come ha detto ecco, Fra Vincenzo, cerca la fede, cerca i santi. Ecco, Ecco, cari fratelli e sorelle, questa qui è la fotografia più completa delle 4.000 che ha fatto dall'aereo l'Osservatore Romano, ma non è completa perché io, Fra Benigno, Fra Benedetto, Francesco Pio, eravamo oltre il Castel Sant'Angelo, sul Lungotevere, vicino al Palazzo di Grazia e Giustizia,
il palazzaccio, dicono a Roma. E questa è la realtà, una folla immensa che poi, quelle delle piazze, degli oratori che menzionavo, era piena di italiani. Qui c'erano i visi di tutte le razze, gli abiti religiosi di tutti i tipi, dei colori più svariati, perché è una cosa enorme che festeggiamo uno che è stato in mezzo a noi fino a poco tempo fa e adesso è in cielo che intercede per noi, per tutti noi. Bene, grazie allora Fra Vincenzo per quest'altro, ecco, spazio, per questi altri 5 minuti di ossigeno, di fede, possiamo dire. Allora ci rivediamo alla prossima puntata. Ricordiamo che qui siamo dai Frati Minori Rinnovati, in via Falconara, e quindi i frati sono sempre qui ecco, a disposizione ad accogliere, ecco, chiunque volesse saperne qualcosa in più. E fare qualsiasi tipo di domanda, insomma. Grazie, Fra Vincenzo, alla Facile. prossima. Ciao. Grazie a te. Grazie. Ciao Alberto.